Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Top Up of the Week di iPhoneItalia.com. In queste puntate, lo ricordiamo per chi non ci seguisse dalla prima volta, analizziamo sempre le migliori applicazioni, settimana dopo settimana. Quindi anche questa settimana andiamo a dare un'occhiata alle migliori applicazioni nuove disponibili sull'App Store. Iniziamo con un'applicazione molto interessante che ci permetterà di effettuare delle sintesi e dei riassunti di articoli, testi e pagine trovate in rete oppure copiate e incollate. Parliamo di Sumbot, una nuova applicazione che ci permetterà di effettuare delle sintesi e dei riassunti automatici di tutto ciò che andremo a inserire nell'app. Quindi potremo inserire degli articoli, delle pagine web, dei link direttamente. Un copia e incolla di una qualsiasi frase, di un qualsiasi testo, e l'app sintetizzerà e elencherà i punti fondamentali. L'app permette quindi di salvare tantissimo tempo, soprattutto per chi vuole sintetizzare delle news. L'applicazione funziona in tutte le lingue, quindi l'algoritmo si adatta alla localizzazione del dispositivo, quindi se abbiamo il dispositivo localizzato in lingua italiana funzionerà in italiano, se ce l'abbiamo ad esempio in lingua inglese funzionerà in lingua inglese. Permette di estrarre automaticamente in pochi secondi, come vi ho già detto, le parti più importanti da un testo, anche se inseriamo solo il link di quel testo. Quindi l'applicazione si collegherà al sito che abbiamo linkato, effettuerà il download del testo, l'elaborazione e ci fornirà in pochissimi secondi, la sintesi definitiva. Inoltre potremo salvare i riassunti nei preferiti, poi rimuoverli quando avremo la necessità di farlo, condividerli, inviarli su Facebook, su Twitter, via email, via messaggio, insomma abbiamo tante possibilità a nostra disposizione e l'applicazione veramente funziona in modo semplicissimo, alla fine sono solamente tre sezioni, una sezione per i link, una sezione per l'inserimento del testo normale e una sezione dove troveremo tutti i preferiti. L'applicazione al momento è gratuita, quindi affrettatevi a scaricarla perché dopo il periodo di lancio sarà disponibile a pagamento, anche se solamente a 0,89 centesimi. Passiamo alla seconda applicazione, che è un'applicazione interessante per chi vive nelle zone coperte dal servizio. È un'applicazione che potrebbe diventare interessante non appena la propria zona di residenza, insomma il luogo dove si vive, sarà inserito nell'applicazione. Parliamo di un'applicazione destinata a trovare le offerte, i migliori servizi, un po' come tutte le applicazioni di coupon, di offerte online che si trovano. Questa nuova applicazione comprenderà tante nuove notizie, tanti nuovi aggiornamenti sulle promozioni, su eventi locali, eccetera, e si chiama What's Up Today. L'app ci permetterà di cercare nelle categorie, di trovare delle offerte particolari, le più adatte a noi, potremo effettuare una ricerca di una parola specifica, scorrere tra le varie città disponibili. Vi ricordo che le città disponibili sono Milano, Torino, Bergamo, Roma, Genova, Bologna, Napoli, Firenze, Verona e Cosenza. Per il momento sono solo queste, ma siamo sicuri che a breve verranno comunque aggiunte nuove città, quindi avremo a disposizione sempre più offerte. Questa applicazione è comoda, vi ho detto, se vivete nella zona coperta, un po' meno, ovviamente sarà, diciamo, quasi inutilizzabile se non siete coperti dall'applicazione, però potrebbe servirvi se per esempio dovete fare una gita o vi dovete spostare in una determinata zona coperta, magari potrete sfruttarla a mo' di supporto per il vostro viaggio, quindi per cercare offerte e cercare di risparmiare comunque anche durante una vacanza o un viaggio di lavoro, eccetera. Ovviamente potremo fare un login, salvare tutti i nostri coupon ed ottenere sempre le migliori offerte. Parliamo della terza applicazione. Ora qui tutti diranno: questa applicazione esiste già per iPhone perché l'ha già creata Apple. Però c'è una bella differenza. Allora, parliamo di un'applicazione che crea cartoline. Allora, Apple aveva presentato Cards qualche tempo fa, che era un'applicazione disponibile per iPhone che permetteva di creare delle cartoline vere e proprie, quindi da stampare, e di spedirle automaticamente al destinatario. Io personalmente ho provato il servizio offerto da Apple e sono rimasto molto contento perché esattamente il prodotto finale era come l'avevo programmato sull'iPhone. Ovviamente Apple ha garantito semplicità e immediatezza, però ha
ha ristretto un po' le possibilità di personalizzazione della cartolina. Questa nuova applicazione invece, che si chiama Pop Carte, ci permetterà di creare delle cartoline molto più customizzabili, personalizzabili e con molti più parametri a nostra disposizione. Ovviamente anche questo servizio poi le stamperà e le spedirà direttamente al destinatario che noi sceglieremo. Funzionamento dell'app è semplice, scegliamo una foto, possiamo sceglierla da Facebook, dal rullino foto, possiamo scattarne una e possiamo addirittura sceglierla da Instagram, basta fare il login, possiamo scegliere lo sfondo, quindi personalizzarlo, ruotarlo, ingrandirlo, eccetera, utilizzare un messaggio, inserire delle annotazioni, delle scritte, una forma, un effetto, sono disponibili degli adesivi, delle cornici, tantissimi kit di componenti da poter utilizzare e poi possiamo firmarlo, inserire l'indirizzo dei destinatari, effettuare ovviamente il pagamento, il login sul servizio e aspettare solamente che ci arrivi, diciamo, un ringraziamento dalla persona che ha ricevuto la nostra cartolina. La cartolina viene spedita in 24 ore, quindi il tempo della preparazione, e viene spedita sempre dalla Francia perché l'azienda alla quale si appoggia l'applicazione è francese. Abbiamo a disposizione due formati, quindi una 10x15 che è la classica cartolina, oppure una 13x18, sempre centimetri, che è un biglietto apribile che viene inviato in una busta. Sono disponibili varie categorie di cartoline da poter scegliere, quindi ad esempio cartoline per le vacanze, per i compleanni, anniversari, San Valentino, ringraziamento, bigliettini di auguri per una nuova nascita, festa della mamma, festa del papà, Halloween, insomma, veramente, per tutte le ricorrenze. Siete amanti dei viaggi? La prossima applicazione è tutta per voi. A dire il vero, anche questa non è un'applicazione nuovissima, però la inseriamo nella rubrica lo stesso perché è stata completamente ridisegnata, completamente aggiornata, è come se fosse una migliore nuova applicazione. Parliamo dell'applicazione aggiornata di Airbnb, che è un servizio online che permette alla gente di cercare un luogo di vacanza, quindi una stanza, un residence, un loft, eccetera, ed essere ospitati quindi da un'altra persona reale, in modo da risparmiare insomma sulla classica vacanza in albergo, bed and breakfast, eccetera. Quindi potremo sia effettuare l'accesso lato utente normale, sia lato inserzionista. Potremmo quindi mettere a disposizione la nostra casa, la nostra camera, la nostra villa, il mare, qualsiasi cosa abbiamo a disposizione, potremmo metterla a disposizione degli altri utenti. Se invece facciamo l'ingresso come utenti normali, potremmo selezionare la zona di nostro interesse e cercare tutti gli annunci di stanze libere, case libere, residence lot, eccetera. Avremo a disposizione tante opzioni di ricerca, dei filtri, potremmo scoprire tantissimi posti dove stare, inoltre 34.000 città, se non sbaglio. Potremo prenotare direttamente dall'applicazione, utilizzare anche l'iPhone per trovare una sistemazione last minute, diciamo. Potremo consultare l'itinerario, potremo vedere quali servizi sono disponibili nella residenza scelta, quindi se ad esempio c'è il wifi, c'è il frigo, c'è la cucina, ci sono i servizi, eccetera. Potremmo, volendo, se siamo noi a gestire, potremmo mandare delle offerte, eccetera. Oppure potremo, una volta finita la nostra vacanza, effettuare la recensione del posto dove siamo stati per poter consigliare agli altri utenti sempre il miglior posto disponibile. Quindi se noi ci siamo trovati bene o se ci siamo trovati male, ad esempio pulizia della stanza, cortesia della persona che ci ha ospitato, eccetera, possiamo sempre scriverlo in modo libero, quindi possiamo aiutare e dare una mano agli altri utenti. Il social comunque è abbastanza sicuro, cioè questo network è molto sicuro, non si trovano, diciamo, grandi fregature, possiamo essere tranquilli che il servizio funziona bene perché è abbastanza controllato e soprattutto mette direttamente in contatto le persone, quindi non c'è modo di truffare, insomma, effettuare imbrogli. So che lo stavate aspettando tutti, siamo arrivati al momento clou, che è il migliore gioco di questa settimana, non c'è neanche bisogno che io vi dica qual è perché l'avete già capito, è vero? Allora, sto parlando di Modern Combat 5, che è il nuovo gioco della Gameloft che è stato finalmente rilasciato. Tutti quanti sono alla disperata ricerca di un po' di tempo per giocarci perché il gioco è veramente molto grande e ci appassionerà sicuramente tantissimo. Di questo gioco si è parlato molto negli ultimi tempi, soprattutto per diciamo, la pubblicazione prematura di alcune informazioni che erano riservate, insomma, è tutta la discussione che è venuta dopo dalle lamentele di Gameloft, eccetera.
eccetera. Allora, questo gioco ovviamente è un gioco molto interessante. Vi stiamo mostrando le immagini della nostra video recensione che non ho fatto io, ma che ha fatto il nostro Nicolas Cerbino, sempre di iFar Italia, che potete trovare sul sito e sul canale YouTube se avete bisogno. La recensione è completa, è veramente molto, molto ben fatta. Il nostro Nicolas analizza tutti gli aspetti del gioco, comprese tutte le opzioni di personalizzazione, le impostazioni, eccetera. Quindi vi do un consiglio, seguitela perché è veramente molto interessante, soprattutto se siete esperti e siete appassionati di questo mondo e avete previsione di acquistare l'applicazione, che ricordo non è gratuita, ovviamente costa 5,99 euro, come i giochi di un certo livello, di una certa fascia sull'App Store. Questo gioco ovviamente, per chi non lo conoscesse, ci permetterà di creare un gruppo, aggiungere amici, eccetera, per combattere in uno sparatutto, diciamo, contro altri nemici, altri gruppi, eccetera. La trama racconta che il mondo è sull'orlo dell'anarchia e quindi dovremo sventare i piani di un pazzo che ha intenzione di piegare il mondo al suo volere. Questo capitolo è il quinto, quindi viene denominato in gergo Combat, e ovviamente è un gioco di guerra vero e proprio dove si combatte, si spara, eccetera. E si può anche salire di grado, avere delle personalizzazioni, creare delle squadre di combattenti, sfruttare al massimo le abilità dei vari personaggi, e soprattutto giocare sia in modalità singola sia in modalità di gruppo online. Mentre poi parliamo di un altro gioco leggermente meno importante, perché non è sicuramente il gioco di punta di questa settimana, però è un gioco molto divertente e sapete quanto a me piacciono i giochi molto divertenti. Più che altro è un passatempo carino per distrarsi un po', svagarsi un po' magari a fine giornata mentre state aspettando l'ultimo pullman, l'ultimo treno, o il vostro amico sempre in ritardo, la vostra ragazza che non arriva, qualsiasi cosa. Potete giocare a questo nuovo gioco che è molto carino, è una specie di Tetris al contrario, però lo chiamiamo puzzle game, che si chiama Poptile, ed è un puzzle game dove dovremo scomporre delle tessere. Le tessere sono dei piccoli quadratini di vari colori, che dovremo scomporre per poter finalmente, diciamo, ridurre una colonna che pian piano che sale raggiungerà un valore limite che ci farà andare in game over, il valore limite è segnato da una linea tratteggiata e dovremo fare in modo da non raggiungerlo. Ovviamente la difficoltà sta che in ogni livello, quindi in ogni tessera che andiamo a scomporre, viene aggiunta un'altra fila di tessere, quindi il nostro blocco sale. Il nostro obiettivo sarà quello di fare il miglior punteggio possibile, cercando di mantenere sempre più basso il blocco e di eliminare sempre più tessere uguali comuni uno vicino all'altro. Ovviamente possiamo eliminare anche ogni singola tessera, ma capite bene che se per ogni movimento saliamo di una riga, scomporre due tessere di colori diversi ci occuperà già due linee. Quindi ci conviene utilizzare delle combinazioni di colori. L'applicazione inoltre è stata pensata per tutti, anche per chi purtroppo non riesce a riconoscere bene i colori ed è daltonico. Avremo a disposizione una modalità specifica dove insieme al colore verranno aggiunti dei simboli all'interno dei quadratini che faranno riconoscere i quadratini di diverse nature, quindi ad ogni simbolo è associato un colore. Questo gioco è gratuito ed è disponibile sull'App Store sia per iPhone sia per iPad. Bene ragazzi, le 5 applicazioni di oggi sono terminate. Io vi ringrazio per avermi seguito. Se avete qualche applicazione nuova da suggerirmi, potete sempre scriverlo nei commenti o mandarmi una mail. Potete anche scrivermi su Twitter, insomma, dove volete. Noi comunque ci rivediamo con gli altri video e settimana prossima con la nuova puntata di Top App of the Week. Quindi, io vi do un grande abbraccio e un saluto. Alla prossima! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a proporre sempre nuovi video sull'iPhone di Apple come questo. Grazie!